Ciao a tutti, amore finito, quando sei al capolinea scendi. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Inoltre, ti ricordo due cose, due appuntamenti. Il primo è a Torino, venerdì 17 gennaio 2020, ore 20:45, appuntamento col mio seminario su come eliminare la paura dell'abbandono e del rifiuto e sedurre chi vuoi. Poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, full immersion dalle 9:30 alle 19:00, e il tema sarà autostima e seduzione in amore e nel lavoro. E il riferimento è il 333 15 11 703. Bene, e veniamo, inoltre un'altra cosa, ti ricordo che puoi andare, se non puoi seguire i corsi dal vivo, andare sul canale Massimo Tramasco ed abbonarti al canale. Facendo l'abbonamento potrai ottenere, diciamo così, la tua crescita personale direttamente, comodamente seduto sul tuo divano. Bene, allora, l'amore è finito. Quando un amore finisce dovremmo scendere, diciamo così, no? Invece restiamo spesso nelle relazioni, si resta spesso nelle relazioni vivendo poi alla fine più sofferenza che piacere, vivendo situazioni che poi alla fine danno sofferenza e non danno piacere. È molto più facile, se ci pensate, iniziare una storia che finire una storia. Quando una storia finisce spesso ci si strascica, ci sono delle situazioni che continuano, che si trascinano. Questo perché? Questo perché subentrano dei meccanismi, diciamo, spesso di timore del giudizio. Quando temiamo il giudizio degli altri abbiamo difficoltà a chiudere, soprattutto quando temiamo il giudizio, ad esempio, di persone significative, che possono essere i genitori, che possono essere persone importanti nella nostra vita, i figli, ad esempio. Quindi temere il giudizio degli altri, affrontare questa cosa, ci frena. Spesso la paura del fallimento, no? Ritenere la fine di una relazione come un fallimento, un qualcosa che, di cui non possiamo far meno, che ci porta a fallire, ci porta a sentirci dei falliti, e questo ovviamente fa sì che restiamo spesso in una relazione. Talvolta proprio anche la paura dell'abbandono affettivo, tema che tratterò venerdì 17 gennaio 2020 a Torino alle 20:45, riferimento 333 15 11 703, la paura dell'abbandono affettivo e la paura del rifiuto, che portano, diciamo così, ad avere la paura del rifiuto. Sentirsi rifiutati nasce, diciamo così, da un vissuto di non accettazione da piccoli, vissuto nella prima infanzia. Questo vissuto di non accettazione porta ad avere paura di essere rifiutati, da una percezione comunque di solitudine, una percezione di non accettazione, e come reazione, se vogliamo, ci porta a non decidere, quindi procrastiniamo le decisioni. Vorremmo decidere di chiudere questa relazione, ma non lo facciamo. Paradossalmente, per aver paura di essere rifiutati, per paura di non essere accettati, abbiamo delle difficoltà, diciamo così, a decidere, e restiamo bloccati in questa situazione. E entriamo in una sorta, diciamo così, di crisi di identità, no? In cui non sappiamo chi siamo, non sappiamo, siamo diversi da come vorremmo essere, no? Ci sentiamo un po' difettosi. Ma anche la paura dell'abbandono, diciamo, spesso impedisce di conquistare la persona, perché quando hai una percezione di abbandono, cosa percepisci? Percepisci, diciamo così, intanto si sviluppa anche questa per un'immagine della perdita, se vogliamo, no? Perdere delle cose può svilupparsi anche in un tempo più adulto, se vogliamo. Ma a cosa porta? Che percezione abbiamo sulla paura dell'abbandono? Beh, abbiamo la percezione di essere abbandonati, appunto, e